Buongiorno di nuovo a tutti voi, carissimi e fedelissimi amici. Negli ultimi tempi il nostro dialogo si è un po' interrotto e alcuni di voi mi hanno spiegato che non risulta loro molto soddisfacente il metodo delle domande mandate via email e delle risposte unilaterali. Allora proviamo a mettere in programma prima o poi, invece, un evento in presenza. Non so quanto dureranno ancora queste nostre catechesi, non moltissimo, ma non sono in grado di definire i numeri. Quando arriviamo verso la fine, cominciamo a darci un appuntamento, di un pomeriggio, magari una serata, verso le 18, qui a Civita Castellana, in Curia, in cui chi vuol fare domande, chi vuol chiudere il tema, e chi vuole approfondire, diciamo, rispondendo a delle questioni, lo faremo ben volentieri insieme. E poi al tempo stesso vi renderò note alcune iniziative che la diocesi ha programmato come formazione permanente durante l'estate. Veniamo a noi. Abbiamo lasciato il povero Paolo ad Atene all'indomani del suo intervento splendido e solo parzialmente ascoltato all'Areopago, con una piccola comunità che gli si è comunque riunita d'intorno, dando vita a un abbozzo di chiesa. Siamo nel cuore del secondo grande viaggio missionario. Vedremo, Paolo ne ha fatti tre. Il primo fece il giro della parte meridionale dell'attuale Turchia, fra la Cilicia e la Panfilia, giù sotto Antiochia di Pisidia, Iconio, l'Istra d'Erbe, eccetera. Il secondo è questo, il terzo lo cominceremo anche immediatamente al seguito di questo viaggio. Questo viaggio, come ricordate, è cominciato ad Antiochia su sollecitazione dello Spirito, e poi ha attraversato la Siria e la Cilicia, le solite città, le comunità Listra e Derbe, e poi la Galazia, e sempre guidati dallo Spirito, loro volevano andare verso la Bitinia, verso il Ponto al nord, invece lo Spirito li ha spinti verso occidente, verso Troade, dove c'è stato il sogno di Paolo, il passaggio attraverso il mare, il Mar Nero, il Golfo dei Dardanelli, il Mare Egeo settentrionale, fino a Filippi, poi Tessalonica, Perea, Atene. Ora ad Atene, la conclusione è stata non inutile, ma sicuramente non gloriosa. E Paolo si affretta a partire. Noi leggeremo molto il testo in questi nostri incontri, perché è una parte molto narrativa, molto descrittiva. Non ci sono grandi discorsi e grandi teorie, però c'è assolutamente da vedere l'animo apostolico di quest'uomo, i ritmi frenetici, il fuoco che aveva dentro, la passione per il Vangelo e per la fondazione della Chiesa. E credo questo sia un grande messaggio. Capitolo 18, versetto 1. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Atene era la capitale della cultura, Corinto dell'economia, ecco. La Milano della Grecia, potremmo dire, perché era favorita da una breve striscia di terra
dove si collegava lo Ionio e il Tirreno, dove nel 1800 sarà fatto l'Istmo di Corinto, una specie di piccolo canale di Suez che permette il passaggio fra questi due mari, fra l'altro uno più alto dell'altro. A quei tempi no, a quei tempi il discorso si faceva tutto per terra, però erano comunque due porti. Corinto, il porto di Corinto sul mare Egeo, il porto di Cencre, il porto di Corinto sul mare Ionio, il porto di Cencre sul mare Egeo. Corinto era una città viva, piena di soldi, piena di commerci, piena di traffici, piena di movimento, di movimento, non tanto di movida, anche di movida, perché era una città. Due città di mare insieme, di porti, ecco, quindi immaginatevi anche un pochino le occasioni che ci potevano essere di condotte licenziose e immorali. In questo ambiente Paolo fonda una delle chiese più vivaci e qui si descrive d'inizio. Qui trova un giudeo chiamato Aquila, nome maschile, oriundo del Ponto, quindi della Turchia settentrionale, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, Aquila è il maschio, Priscilla la femmina, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro, e ovviamente ci doveva essere una rete di comunicazione e di collegamento fra i cristiani, c'era stata a Roma. C'era stato un tumulto, dei disordini fra cristiani ed ebrei a causa di un certo Cristo, scrivono gli autori storici latini, e Claudio aveva smammati tutti fuori da Roma. Paolo si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. Ecco, Paolo era insieme un piccolo imprenditore, ma anche un artigiano, uno che sapeva fare, sapeva lavorare con le sue mani. Quando a Tarso gli affari giravano, faceva l'imprenditore. Quando doveva arrangiarsi, guadagnarsi il pane in giro per il mondo, faceva l'artigiano. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quindi gli spazi erano questi, non è che potesse andare a fare delle conferenze tutte le sere o venisse intervistato dalle catene televisive, bisognava accontentarsi del pubblico che c'era. Quindi cercava di persuadere i giudei nelle sinagoghe e greci in giro. Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timoteo, che erano stati lasciati a Tessalonica o a Berea, e lui era stato fatto partire in nave per Atene, Paolo si dedicò tutto alla predicazione. Chiaramente arrivarono loro, mise loro magari al telaio, alla tessitura, al lavaggio delle pelli, e lui si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai giudei che Gesù era il Messia. Arrivano continuamente, come dire, precisazioni sul contenuto dell'annuncio. Gesù è il Messia, è il tipico annuncio per i giudei, che per i greci diventa Gesù è il Salvatore. Ma poiché essi gli si opponevano e gli bestemmiavano scuotendo le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, d'ora in poi io andrò dai pagani». Ma ce la farà Paolo ad abbandonare i suoi diletti connazionali, manifestando loro la fedeltà del Signore alle sue promesse? Andatosene di là, entrò nella casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che onorava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore. Capite? È un fatto rilevante che il capo della sinagoga creda nel Signore. E anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano battezzare. Nasce la grande chiesa di Corinto.
Corinto, dalla prima lettera alla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Ecco qua. Una chiesa che lui fa nascere e che poi gli crea problemi, problemi che lui cerca di risolvere con le corrispondenze, con le lettere. Una notte in visione il Signore gli disse: Paolo, non aver paura, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Vai su Corinto. Perché Corinto e non Delfi? Perché Corinto e non Epidauro? E non Patrasso? Perché il Signore ha scelto lui quel posto. E nessuno cercherà di farti del male. Così Paolo si fermò un anno e mezzo insegnando fra loro la parola di Dio. Naturalmente anche qui che cosa succede? Succede un tumulto. Mentre era proconsole della Caia Gallione, i giudei insorsero in massa contro Paolo e lo condussero al tribunale dicendo: costui persuade la gente a rendere un culto a Dio in modo contrario alla legge. Gallione dice: sentite, io, se qualcuno commette un crimine, portatemelo, ma se vi trovate in disaccordo sulle idee religiose, per piacere, vedetevela voi. E li mandò via. E allora fu preso un capo della sinagoga e fu percosso di nuovo dai giudei, perché si vede c'era un gruppo di responsabili, si disse di Crispo che si era convertito. Però questo episodio è importantissimo nel Nuovo Testamento, perché praticamente potremmo dire è l'unica data certa. È l'unico chiodo che possiamo appendere al muro con sicurezza. Noi non abbiamo nel Nuovo Testamento nessuna data certa, ma tutte roteano intorno a questa. Sappiamo che Gallione fu proconsole della Caia più o meno nel 51 d.C. Questi episodi si svolsero nel 51 dopo, lo sappiamo da delle iscrizioni romane che, parlando degli imperatori del tempo, hanno tirato fuori Gallione, che in quel tempo era proconsole della Caia. Quindi da qui, andando avanti, andando indietro, il prima e il dopo, si è ricostruita un po' la cronologia del Nuovo Testamento. Ma ora in questo momento prendiamo questo dato e andiamo avanti. Ora succedono, vedete, tumulti, persecuzioni, difficoltà, succede la consueta vita combattuta da parte dell'Apostolo. Ora è interessante vedere brevemente, in pochissime parole, vedere lo sviluppo della missione, ed è quello che cercheremo di fare adesso. Vale a dire leggere il testo dal versetto 18 al versetto 23. Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, un anno e mezzo a Corinto, a Tessalonica poche settimane, in altri posti qualche mese, tre mesi, qui un anno e mezzo, a Efeso tre anni. E queste sono state le date principali della permanenza. Era un gran viaggiare, però quando si potrebbe dire trovava da far bene, la predicazione poteva andare avanti, si stabiliva e vedeva la Chiesa crescere. D'altra parte non è che dovesse rendere conto a nessuno, era libero nel suo apostolato fra i pagani. Poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. In altre parole, voleva tornare ad Antiochia. Perché, come vi dicevo, abitualmente i viaggi da est a ovest si facevano a piedi,
Tant'è vero poi quando andò a Cipro, quando andò a Malta, naufragò e fu un macello. Quando venne a Roma ci fu il naufragio, poteva morire, mentre invece il ritorno da ovest verso est avveniva in certi mesi dell'anno, durante la primavera e l'estate, per nave. A Cencre si era fatto tagliare i capelli a causa di un voto che aveva fatto. Era una abitudine giudaica, quella di non di lasciarsi crescere i capelli per un voto, perché non erano eleganti, veniva piuttosto un cespuglio, una serie di cespugli piuttosto densi, a chi ce li aveva ovviamente, e quindi lui aveva fatto questo voto per chiedere al Signore qualche grazia, ovviamente. Un voto che di per sé sarebbe dovuto essere sciolto nel Tempio di Gerusalemme, e la cosa lo sarà a suo tempo. Attraversarono il mare da Cencre. Non andarono diretti, quindi non affrontavano mai il mare aperto, lo affrontavano giusto nello stretto del mare Egeo, perché era pieno di isole, ma di solito per andare ad Antiochia non è che scesero giù, navigavano lungo la costa abitualmente, perché era meno pericoloso. Giunsero a Efeso, dall'altra parte dell'Egeo, di rimpetto alla Grecia, dove lasciò i due coniugi ed entrato nella sinagoga si mise a discutere con i giudei. Ve l'avevo detto, non ce la fa. Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, d'ora in poi io andrò dai pagani. Ma dai pagani era un pezzo che ci andava, e dai giudei non ce la fa a staccarsi, perché lui è testimone fedele delle promesse di Dio. Non può abbandonare, non dipende da lui. Se lui trascura l'evangelizzazione, non si scherza con l'evangelizzazione, non si scherza con il Vangelo. Nel momento in cui lui, magari furente perché perseguitato, calunniato, bastonato, dice basta, non voglio più avere più niente a che fare con voi, poi ricomincia, perché è più forte di lui. Questi lo pregarono di fermarsi più a lungo, ma non acconsentì. Lo pregarono di rimanere lì, addirittura questa volta stava andando bene la predicazione. Però non accettò di rimanere a Efeso quella volta. Tuttavia, prese congedo dicendo: ritornerò di nuovo da voi se Dio lo vorrà. Come dire, sento che qui può essere terreno fecondo di ministero, però ora devo andare via. Giunto a Cesarea, eccolo qua, qui vedete, ritornerò, e quindi partì da Efeso. Costeggiò tutta la Turchia meridionale, diremmo, e arrivò al grande porto di Cesarea Marittima. Giunto a Cesarea, si recò a salutare la chiesa di Gerusalemme. Poi scese ad Antiochia. Sono chilometri, chilometri, eh. Lui era partito per terra, la Siria, quindi l'entroterra di Antiochia, la Sicilia, Cilicia, quindi Tarso, Listra, Derbe, verso la Galazia, poi Troade, migliaia di chilometri. Da Antiochia a Troade saranno non meno di 1500 chilometri, forse anche 2000. Ci vuole minimo 3 giorni di pullman, facendo il viaggio dalla mattina alla sera con brevissime interruzioni. È lunghissima, non finisce mai. E poi il giro in Grecia e poi il ritorno in nave. Approdano a Cesarea Marittima, la capitale romana della Palestina. Si recò a salutare la chiesa di Gerusalemme, bellissimo, come ad limina apostolorum. Ormai si era disparso, ma l'unità della chiesa, vedete? Si recò a visitare. Non è che noi siamo Antiochia, noi siamo la Milano, noi siamo i progressisti, noi siamo la punta di diamante in Europa. No, no, no.
andò a salutare la chiesa di Gerusalemme, poi scese ad Antiochia, un'altra bella passeggiata di qualche centinaio di chilometri. Trascorso colà un po' di tempo, partì di nuovo, percorrendo in seguito le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Sono veramente pochissimi versetti, ma in pochissimi versetti, si dice tutto. Sembra veramente di vedere delle figure missionarie di oggi, questi missionari che tornano dall'Africa, qualcuno ne abbiamo anche noi in diocesi, e non certo dei peggiori, il nostro Don Pietro Ruzzi. È più forte di lui, questi partono, stanno lì un pochino, poi è più forte. Il Signore li aspetta, la gente ne ha bisogno. Questi non sono dei mestieranti, dei mercenari, questa è gente che vive veramente in profondità. E come fa questi viaggi per terra, per mare, per difficoltà? Qui non c'è la polizia. Nella seconda lettera ai Corinzi racconta le sue peripezie apostoliche. 3 volte ho fatto naufragio. Non le sappiamo queste cose perché gli Atti degli Apostoli non è che sono la cronaca precisa di Paolo, sono il racconto delle sue, del suo messaggio, della sua presenza ecclesiale, del tipo di pastore della Chiesa. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, come quelli nel Mediterraneo. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericolo dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto. È chiaro, quindi non c'aveva la scorta o i bodyguard. Questa era la vita dell'annunciatore del Vangelo. Dove l'abbiamo oggi, questo spirito? Fra i preti e i laici, fra tutti noi, nella comunità cristiana. Poi ci dilunghiamo in grandi analisi. Dove abbiamo le ali ai piedi e il fuoco nell'anima? Pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, da 26 a 29. A piedi, a cavallo, fra briganti, ladroni, guerre, piogge torrenziali, la fame, la mancanza di soldi, e andare, l'incomprensione, le calunnie, i fraintesi. E poi gli arrivava le notizie, sta di qua, gli brucia il pagliaio di là, poi di là, poi di là, poi di là. Questo è Paolo. Andando e su, e poi il viaggio che ha cominciato, lo ha cominciato confermando le vecchie posizioni. È la seconda volta che passa dalle città della Licaonia e qui chiaramente va in pianta la chiesa e cerca di farla crescere. Verifica come vanno i responsabili, come procede tutto l'insieme. E poi avanti prende di nuovo in mano la situazione per andare verso Occidente, verso là dove aveva promesso, a Efeso, dove aveva promesso di tornare. Vedi, trascorso colà un po' di tempo, partì di nuovo, percorrendo di seguito, qui è molto più sintetico che in altri momenti, no? Le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i fratelli. Il verbo confermare vuol dire rafforzare,
rendere adulti, solidificare, poter vedere di persona come nascevano i problemi. Ecco la Chiesa, ecco la Chiesa. Intanto si prepara il contesto efesino nel quale si svilupperà il ministero apostolico. Al versetto 29 si parla di una nuova presenza nello scenario della comunità primitiva efesina, un tale chiamato Apollo. Lo vedremo, a Dio piacendo, la prossima volta.